Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento di farvi l'home tour, quindi in questo video vi farò vedere la nostra nuova casetta e viva, sono troppo contenta finalmente di filmare questo video. Logicamente in ogni mio home tour credo di aver detto questa frase, però secondo me non è mai finita la casa, ci sono sempre cose da aggiungere, quindi calcolate che non è finita al 100%, però diciamo che siamo a buon punto e quindi posso farvi vedere insomma tutta quanta la nostra casetta. Allora, questa casa, perché in molti mi chiedete ma com'è l'altra, di chi era? Allora, l'altro appartamento dove vivevamo fino a poco tempo fa era mio, di proprietà mia, adesso l'ho dato in affitto e noi siamo venuti in questo appartamento che è molto molto più grande, calcolate che è quasi il triplo dell'altro appartamento. Questo invece è di proprietà di Tomas e quindi niente, ecco, questo è quanto. Piccola parentesi, perché altrimenti so che si fa un po' di confusione e mi chiederete tutti: oh, ma l'altro non ho ben capito perché vi siete trasferiti, e quindi già l'avevo spiegato però credo in un videovlog. Comunque, bando alle ciance, adesso prendo la videocamera e vi faccio vedere tutta la nostra casetta. Allora, questa è l'entrata e subito alla vostra destra c'è questo piccolo, allora davanti c'è il corridoio lungo, poi andremo a vedere che cosa c'è là. Subito appunto alla destra della porta d'ingresso c'è questo piccolo corridoio con questa porta. Tutte le porte sono di questo colore, dovete sapere che questa è una casa d'epoca e Tomas ha voluto mantenere le porte insomma originali, quindi sono state praticamente rimesse a nuovo, però nello stesso stile in cui erano tipo nel 1800, una roba del genere, quindi anche i vetri sono originali. E vi ho fatto questa premessa perché un po', vedete, tutte le porte sono di questo colore. Ma iniziamo appunto con questo piccolo corridoio e entrando, questa è tipo la zona del mio studio, qui c'è un tavolino e qui subito davanti c'è il primo bagno, che è tipo il bagno degli ospiti, che io e Tomas non usiamo quasi mai, con la doccia, lo specchio, ciao, piccolo lavandino e appunto questo è quanto per questo bagno degli ospiti. Poi se ci giriamo di là c'è sempre il corridoio, invece qui c'è il mio studio, questa stanza dovreste conoscerla molto molto bene perché già vi ho fatto il tour del mio studio. Le luci saranno un po' strane in questo video perché fuori è già buio, quindi ho acceso un po' tutte le luci, spero che siano decenti. Questa è la mia nuova ring light, che però su di me non funziona tanto bene, non esco tanto bene. E il mobiletto degli smalti, faccio un tour veloce. Questa lampada è nuova, non l'avete vista nel tour del mio studio, faccio un tour veloce perché appunto già conoscete questa stanza, la mia scrivania, amo questa nuova sedia. Qui ci sono tutte le nostre diapositive del matrimonio e non, ce ne sono anche dei nostri viaggi, Praga, Tokyo, e no, qui era San Francisco, e queste le ordinate tutte da Photosì, è una collaborazione che sto facendo con loro e quindi mi hanno detto di scegliere tutte le foto che volevo stampare e quindi ho scelto queste. Bellissimo secondo me stampare le foto ed averle sempre presenti in queste piccole diapositive tra virgolette, e poi questa è una delle mie preferite. Poi qui ci sono, allora qui tralasciamo che c'è lo shopping dell'ultimo mese e mezzo, tipo devo farvi un video haul che probabilmente dividerò in due perché cioè è talmente gigantesco che vabbè, altra aggiunta da Amsterdam, ok? Poi qui ci sono le mie fatine, qui c'è Gato Denver, ciao piccolo, che tiene un ruro bianco e un po' arancione, ciao! E queste sono altre aggiunte e sono tre quadretti: Magic is something you make, follow your dreams, e poi c'è Enjoy the little things. E anche quello l'abbiamo aggiunto dopo. Qui ci sono, insomma, qui c'è tutto il mio make up, la mia specchiera e poi appunto l'altro altro Alex dell'IKEA con i trucchi, e poi qui c'è la libreria che già avete visto nel tour appunto del mio studio, quindi non mi soffermo. Ciao Gato Denver, proseguiamo con il tour. Usciamo di nuovo da questo corridoio, ritorniamo, qui c'è sempre la porta d'entrata. Qui, allora, subito alla nostra sinistra c'è un'altra porta che era una porta, ma adesso è un armadio. L'abbiamo fatto a chiudere, quindi adesso è un armadio dove si possono appendere le giacche per gli ospiti, insomma, noi quando arriviamo lasciamo quella giacca, varie ciabatte, scarpe, eccetera, molto funzionale.
Amo il fatto che anche le maniglie siano d'epoca, guardate che belle sono. Poi proseguiamo lungo il corridoio. Subito sulla destra c'è questa panca che è appena arrivata oggi in legno. E poi, se non vedete calorifici perché c'è il riscaldamento a pavimento in tutta la casa, non pensate che siamo così calorosi. Pianta rigorosamente finta, perché altrimenti i gatti me ne rovinano. Qui sta per arrivare un altro quadro con tutti i ritagli di giornale dove insomma ci sono io. Poi da questa parte invece a sinistra, subito sulla sinistra, lì c'è sempre l'entrata, spero si capisca qualcosa, e qui sulla sinistra c'è il soggiorno con Pupetto. Ciao Pupetto, che è vestito da allenamento perché si stava allenando, cicletta eccetera eccetera, quindi lasciamolo leggere in pace. Qui ci sono i divani, abbiamo ordinato una poltrona ed un puff che però devono ancora arrivare tipo tra un paio di mesi, ci hanno detto prima di Natale, speriamo sia vero. E i quadri che praticamente ha scelto Tomas, in realtà questo è stato un regalo di mio papà, però piace più a Tomas che a me. E questo è un altro quadro di Tomas, ci fa sentire molto in montagna quel quadro. Poi voglio farvi vedere anche questo tavolino con le candele profumate e la nostra foto, se la metto a fuoco. Sì, eccola qua. Voilà, lì c'è la nostra televisione con tutti i libri, nostre fotine, e Tomas e Nicole. E poi qui ci sono invece tutti i soprammobili, tutti i luoghi in cui sono stata, anzi quasi ovunque, vorrei aver iniziato prima questa collezione, ma ho preso appunto un souvenir da Roma, da San Francisco, questo è il Golden Gate, Big Ben, la Torre Eiffel, la Statua della Libertà, la scritta Hollywood. Questo invece l'ho preso a Dubai ed è un portaprofumo, e questa invece l'abbiamo presa a Rodi in Grecia. Poi continuiamo, allora qui potrei continuare sia da questa parte del corridoio, qui subito sulla destra c'è questa scrivania, anche questa è di antiquariato, con la mia mitica Torre Eiffel, qui ci sono le nostre foto del matrimonio, evviva evviva, questa è una delle mie preferite tra tutte quelle che abbiamo, infatti ce l'ho anche come screensaver, e sia questa stampa che questa stampa appunto mi sono state inviate, abbiamo stampato tutte le foto del nostro matrimonio con Photosy, poi vi farò vedere anche altre fotografie, e queste sono appunto le stampe, naturalmente ho scelto io la grandezza e ovviamente le foto da stampare, queste invece sono delle cornici che abbiamo ricevuto in regalo dalla mia testimone, sono delle cornici in argento. Altro regalo della testimone è stata questa rosa in argento ed è una figata perché all'interno è profumata, ci sono tipo degli oli essenziali che si ricaricano ed è profumata, voilà. Poi quindi corridoio, sala da pranzo, l'avete vista, vi ho fatto vedere tutto credo, sì, Pupetto è sparito, comunque credo di avervi fatto vedere tutto. Ah sì, i nostri sposini, volevo farvi vedere i nostri sposini, li avete notati, quelli stavano sulla nostra torta quando ci siamo sposati, ok. E poi qui proseguiamo verso la fine del corridoio, sulla destra ci sono altre stanze, ci arriveremo dopo. Noi proseguiamo, allora qui davanti in realtà non, anche questa sembra una porta ma in realtà ci sono, è tipo un ripostiglio, ci sono scatole varie, ripostiglio quindi mensole varie, mentre sulla sinistra c'è la nostra sala da pranzo. Oh, Garou Remer, salve Garou Remer, ciao Garou Remer, ciao ciao, tutto bianco. E qui entriamo nella sala da pranzo, sì, abbiamo questo tavolo gigantesco e vi lascio immaginare che non è nemmeno aperto fino in fondo, diventa ancora più grande, ci sono 10 sedie, amo queste sedie, sono bellissime. E poi appunto qui stiamo studiando che tipo di quadro comprare perché abbiamo una parete gigante vuota. E poi qui c'è la stufa ed è anche questa una stufa originale, ci hanno messo addirittura l'adesivo dell'UNESCO ed è una stufa appunto originale del, adesso non saprei dirvi che data, ma è comunque molto molto antica e molto molto bella, siamo molto affezionati a questa stufa. Poi sì, Garou Remer da quest'altra parte, che questo è un comò, abbiamo un sacco di cose d'antiquariato in questa casa. E poi
da quest'altra parte lì c'è sempre il soggiorno. Potevo passare anche di qua, poi invece sono passata dal corridoio. Ciao Pupetto, prima eri sparito. Ciao. E proseguiamo, e qui invece c'è la cucina. La cucina qui a sinistra, Tomarsi ha fatto una specie di zona zona palestra, mentre appunto sulla destra c'è la nostra cucina vera e propria. Penso che la conosciate, perché nei vlog si è vista un po' la nostra cucina. Abbiamo l'aggiunta è stato questo tappetino invece, che è molto molto utile perché le gocce d'acqua eccetera non vanno oltre, e quindi è fatto di gomma sotto ed è completamente impermeabile, così non si macchia il parquet. Questo tavolino, riconoscete le sedie che stavano in corridoio nell'altro appartamento? Adesso le abbiamo messe qua, altrimenti il tavolino non aveva le sedie. E qui magari ci sediamo quando mangiamo qualcosa di veloce eccetera eccetera. E poi invece da quest'altra parte, alla fine della cucina, c'è la dispensa slash stanza lavatrice, asciugatrice eccetera. Qui c'è un lavandino, la caldaia e niente di interessante. In realtà qui c'è ancora un casino, dovremmo mettere a posto. Comunque qui abbiamo un sacco di spazio, tipo appunto dispensa. Usciamo dalla dispensa, usciamo dalla cucina. So che è tipo un labirinto e spero si riesca a capire qualcosa. Usciamo anche dalla sala da pranzo e torniamo nella parte che vi facevo vedere prima, appunto del corridoio. Adesso entriamo sulla parte destra del corridoio, che è un'altra ala della casa. C'è il mio quadro con la Torre Eiffel. E qui ci sono due porte. La prima, che è questa, conoscete anche che cosa c'è in questa porta. Questa è la mia cabina armadio. C'è stata un'aggiunta dall'ultimo, no, non so se l'avevate già vista questa aggiunta oppure no. Comunque ho aggiunto una scarpiera, dovrò aggiungerne ancora una però, anche se la porta non si aprirà completamente perché ho comprato altre scarpe e queste sono già tutte stra piene, quindi devo aggiungerne un'altra qui alla fine. Ma la cabina armadio, a parte questo, ah sì, è quella stampa simil boccetta di Chanel. Ciao, potete vedermi. E appunto non è cambiato granché, quindi questo è quanto. Vi faccio proprio una panoramica veloce veloce veloce, perché se volete vedere il tour completo di questa stanza e anche il tour completo del mio studio, trovate i link sotto nel box informazioni, lì vedete più nel dettaglio. Queste sono le mie borse, ma anche qui ho fatto altri acquisti che vi dovrò far vedere, appunto la Chanel che avete visto nello studio, quindi devo escogitare più spazio anche per le borse. E usciamo anche dalla cabina armadio, che devo ammettere è forse la stanza che preferisco di tutta la casa. Poi, uscendo da questa porta della mia cabina armadio, c'è un'altra porta che divide la casa da un'altra ala, appunto. Quindi entriamo anche in questa parte della casa. Altra Torre Eiffel, oh yes! E qui, appunto, lì lo vedete, c'è la stanza da letto. E c'è un altro, tipo un altro corridoio, un atrio. Subito sulla sinistra c'è il bagno, qui c'è la ventola accesa, si accende la luce, perdonatemi il rumore. Questo è appunto il bagno che utilizzo, questo è tipo il bagno di Tomas, così l'abbiamo soprannominato perché è il secondo bagno della casa. C'è la doccia che utilizziamo entrambi e vi faccio notare tutte le robe che lui frega dagli hotel, notare, sono qua ben disposte. E questo è appunto il bagno di Tomas. Qua dietro ci sono i sanitari, insomma, e piacciono molto le piastrelle di questo bagno. Quindi questo è quanto. Se appunto proseguiamo dritti, invece finalmente c'è la nostra camera da letto, che è in questo bellissimo color turchese che aveva scelto Tomas all'epoca quando aveva comprato la casa, mi ricordo. E mi piace molto, mi piace tanto 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 qui questo colore in stanza da letto. Le tende sono le stesse che avevo anche nell'altro appartamento, quindi noterete la somiglianza. Questo è il nostro lettuccio, anche i cuscini sono gli stessi, noterete sicuramente, mentre appunto i comodini ed il comò sono anche questi di antiquariato. Una cosa che amo della nostra stanza da letto, ovviamente i tocchi di rosa, neanche a dirlo, e poi c'è questa cornice in plexiglass, anche questa l'ho ordinata sul sito Photosy. E forse la mia foto che preferisco, in cui ci sono solo io, del giorno del matrimonio, e mi piace molto poterla alzare
per controllarla, e poi c'è appunto questo piccolo piedistallo dove posso appoggiarla. Amo il mio comodino. Queste sono delle rose che durano più di un anno, hanno un profumo buonissimo. Eccoci qua. E poi naturalmente lì c'è il comodino di Tomas. Qui c'è la cabina armadio di Tomas, che vi farò vedere tra un attimo. Qui invece ci sono altri due quadri che ho ordinato su Photosea, sempre su Photosea. Questa è una foto che mi fa sorridere quando la guardo, perché mi ricordo perfettamente di quell'istante e di come mi sono sentita quando ci sono arrivati fiumi di riso. È stato bellissimo, è stato super super bello. E poi qua accanto invece abbiamo messo la foto delle nostre fedi. Questa è stata proprio stampata su una tela. Mi piace molto l'effetto perché è quasi come un dipinto, mentre questa invece è una foto normale con cornice. Ordinare da Photosea è molto molto semplice. Già vi avevo parlato di questo sito e avevamo fatto il cuscino che non so se avete visto, sta sul divano. Ci sono varie modalità, si può ritirare nei negozi, si può scegliere di far arrivare le stampe a casa, e sono molto molto carine anche appunto queste cornici e queste idee regalo che si trovano sempre sul sito stesso. Quindi sono molto contenta insomma che abbiamo potuto stampare tutte le foto del nostro matrimonio con Photosea, perché sono venute molto molto carine. Tra l'altro si può ordinare sia direttamente dal sito appunto che dall'app per iOS che dall'app per Android. È nel link che vi metterò nel box informazioni, se volete acquistare anche voi o stampare qualcuna delle vostre foto, arredare la vostra casa con le foto come ho fatto io, c'è appunto il link qua sotto nel box informazioni per avere 10 euro di sconto per il primo ordine. Invece c'è, allora, questo è il ritratto che mi ha fatto una mia follower, e qui c'è appunto il comò di cui vi dicevo prima, una piccola televisione e alcune mie cosine, candeline profumate. E poi invece da questa parte c'è il terzo bagno, che l'abbiamo soprannominato il mio bagno, anche se appunto la doccia vado sempre a farla nel bagno di Tomas. E qui insomma un po' di armadietti, un po' di spazio per un sacco di prodotti beauty e make up, lavandino, specchio, niente di particolare in realtà. E questo è l'unico bagno che ha la vasca. Su tre bagni non potevamo non mettere una vasca. Uscendo dal bagno, ovviamente torniamo in stanza da letto, e poi l'ultimo posto che ancora devo farvi vedere è la cabina armadio di Tomas. Ebbene sì, anche Tomas ha la sua cabina armadio, per questo se non avete visto sue cosine nella mia cabina armadio è perché lui ne ha una sua. E questo è un tour veloce. In realtà un sacco di cose lui ancora le ha nella casa di famiglia, quindi dobbiamo fare parecchi giri per andare a recuperare le sue cose. Questo è forse un quarto di tutte le cose che Tomas ha, perché anche lui è molto fissato con l'abbigliamento e con lo shopping come me. Comunque qui ci sono appunto sue giacche, maglie, qui tiene le scarpe in questi cosi chiusi dell'IKEA, e poi ovviamente maglie, magliette, t-shirt, camicie e maglioncini, eccetera eccetera. È anche molto alto tra l'altro questo armadio, vedete che c'è ancora molto spazio vuoto. Qui ci sono le camicie e altri giubbini, e poi jeans, insomma. Questa quindi è la cabina armadio di Tomas. Sono molto fiera che anche lui ne abbia una sua. Inizialmente volevamo mettere le cose di entrambi qua, ma non prendiamoci in giro, non ci sarebbero mai state le mie cose qua dentro, neanche solo le mie, figurarsi di entrambi. E questo direi che è proprio tutto. Credo di avervi fatto vedere tutta la nostra casetta. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che insomma siate contente che finalmente sono riuscita a filmare questo home tour. Appunto ci sono alcune cose che non abbiamo ancora finito, tipo sopra il letto vogliamo trovare un quadro, ma appunto con il tempo, perché ci siamo appena trasferiti, se ci pensate, tipo quanto è passato, un mese? Sì, un mese. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video, spero di avervi fatto vedere tutto. Sicuramente ci saranno un sacco di cose che mi sono dimenticata di dirvi in questo video, ma ci sono i vlog, quindi posso sempre aggiungere qualcosa e chiacchierare con voi. Niente, un bacio grandissimo ragazzi e ragazze, grazie per guardare i miei video e vi voglio davvero bene, i messaggi che mi lasciate sono unici e sono anche tanto contenta che vi sia piaciuto il video I Call You. Quindi bacio grande e alla prossima, ciao!